Ah, ma non è quella di uno Space Marine, ok. È proporzionata a me, è ridimensionata. Giorgina è microscopica, il martello è grosso, ma non così grosso. No, perché il Thunderhammer degli Space Marine è immenso. Sì, è immenso, sì. Sti cazzi. Ce lo dovrebbe avere Loden. Questo, per esempio, è una mancanza. Una roba tipo il Thunderhammer lo deve andare a Loden. Quello Ce lo vero. vedo Loden col Ma Thunderhammer, il però. Thunderhammer richiede delle doti psichiche che Logrin non ha. Ok, onesto, hai perfettamente ragione. Cioè, non è che crea fulmini perché ha una batteria attaccata come a Dying Light, eh. Vero, però. La farebbero Forse, fare. oppure potevano dare qualcosa a Logren che non fosse esteticamente In questo momento abbiamo Logrin molto psichico che si conta le con le dita. dita, esatto. Potevano dargli qualcosa però che non fosse esteticamente atroce. Cioè, oddio, come va veloce! Non me l'aspettavo! Vabbè, c'hai lo sprint. C'hai lo sprint. Anche quando mi finisce la stamina, sprinto al 100%. Che figata! Ma infatti Perché vado così piano io? per Ramonino giocano anche così. Anche quelli che fanno la build da invisibilità, da infiltrator, come cazzo si chiama? No, si chiama Figo! infiltrator. No, Io infiltrator carico. Ce l'ha il veteran. Eh sì, ce l'ha il veteran. Prendo il Non mi martello e ricordo poi. come si chiama l'invisibilità del Zeno. Quella lì. Sì, l'ho letta prima, non mi sfugge. No. Cioè, diventa Kirillian in pratica. Qual Diventa la Shade. è l'altfire del flame? Il martello è carico. Del flame, è Flame la non l'ho mai spallata. usato in vita mia. La spallata, c'ha un Ah, pannello. mi fa. Non so, trovo i lanciafiamme talmente inutili che proprio. A me non piacciono. Oh mio Dio, quanto è lento impugnare il lanciafiamme. Oh mamma. Ah, sì, ma vedrai è come Darkseid. Rallenta un botto, è tipo immobile con il lanciafiamme. Se ti ricordi, È un. sì, Darktide, anche a Vermintide prende il lanciafiamme, la prima animazione. Sì, quando tira fuori lo accendo. It's not moving! Ci penso io dove sono i nemici, ci sono i nemici! Vado in bocca! Mi purgo. Tiburgo! Mi fa scendere? No. Ah, Quello top. è grosso. Era grosso. Vediamo il P8, madonna. Scendi giù. No, ma non fa il. Ah, sì, lo fa se fa così, ok. Sì. Mamma, quanta gente c'è. No, esplode! Troia. E cosa? Ok, quindi ora la reliquia. Tanto secondo il cooldown la tiro fuori e smetto di impugnare l'arma dopo che la reliquia in mano. Bravo, sì. È una vita di supporto. Cioè, anche lì a me mi garba combattere, però effettivamente salva veramente le chiappe quella roba. Ah, ma questo è il martello di Kruber! Bellissimo! C'ha lo swing. Il primo caricato è lo swing orizzontale. Godo un fakiro! Bastante il creato di Starma, porca puttana! My beloved. My beloved! My beloved! Sono sniper. Ecco, ora mi sento un po' inutile su questo, da questo punto di vista. C'era un altro sniper. Oh, vabbè. No! Ho sparato per sbaglio. Ah, Non volevo plasma sparare in gun. casa. Oh, death! Che c'è, a quel nemico drone gli ho fatto un backstab che valeva 3. Gli ho fatto 12 per del danno, anzi, 18 per My del danno. watching day, dude.
Che sto... Oh, che fa? Che flash ho fatto? C'è. Bellissimo! C'è un po' di penetration in quell'arma. È un po' tanto, sì. No. Ho detto, è praticamente perfetta. Teo, devi fare la cosa più bella del... Del martello? Del martello, che è caricarlo e andare addosso al nemico. È esploso. È letteralmente esploso. Gente da dietro. Che ha cambiato build, Ma esplode quando non uccide il target con lo swing, il caricato elettrico, o non l'ho caricato abbastanza, sto giro? No, penso sia casuale. Raffa, non so dove... È morto. No! No! Ma perché esplode? Vaffanculo. Ma dai, bomba mi son preso. Oh, che cazzo? Matteo, non mandai i tuoi nemici infuocati qua su. It only misusing. Comunque non ti credere, c'è tanta gente che gioca, cioè non ti credere, c'è tanta gente che gioca, cioè tanta no, ma ce n'è diverse di... Oh, no, l'avevo vista. Ok, it's time to fight the thing. Baffo. Ma ha ucciso come potresti tirare fuori il libro. Non ce la fai però lei. Ma sparategli però! Chiave! La Demon Host! Fate sì che il mio sacrificio non sia in vano, Rip! È su Lorenzo. Io il problema è che sto per saltare in aria. Dai, ce la fate! Tiratela! Sì! Dove andiamo? Ok, io non le stavo sparando perché stavo facendo. Stavo facendo Brain Boost. Immundus. Omnis Sanica Potesta. Exorcizamus te. Exorcizamus te. Scusate, il partito sta prendendo una piega. Era un esorcismo. Che conosco grazie a Supernatural. Esatto, bravissimo. Cazzo. Quante volte l'ho sentito. Tanto non lo vedo, ma non mi ricordo per esteso. Io la sto vedendo ora, prima volta. Sto finendo di vederla, sono alla 13esima stagione, mi sembra. Io non sono mai andato oltre l'11esima, l'ho seguita mentre usciva fino all'11esima, poi non ho più continuato. Sì, no, c'è tutta su Prime, non la sto vedendo. C'era qualche sera fa, mi è venuta la follia, sono andato su Amazon, c'era la macchina, il modellino da montare a un prezzo incredibile, era talmente incredibile che me l'hanno rimborsata, che era troppo incredibile. Se qualcosa non andava. No, stava tipo 33 euro, una roba del genere. Bella. Ho visto su Amazon, ma... A più di 100. C'era un impala. L'impala del 60. No, del 72. 72 mi sembra. La SS. Okay, che cazzo di sedili miti. Bellissimi. Sedili tutti così insieme. Letteralmente un divano in macchina. Davvero. E chi si cura? Io non me lo merito. Lo violiamo. Io no. E mi curerò. Ma c'è un'altra charge, lo dico io. Ah, io. Cioè, c'è nemici? No. Sì, no, ok, no, è Flame. Flame non fa per me. No, fa per me. A me non piace. Bello droppare lo scudo dopo che ha ucciso. Bravo. Non è il Flame di Baldin. Non è devastante il Flame di Baldin. Era divertente perché era forte. C'è un altro Demon Host. Una io la farei. Tanto ormai se ne è fatta una, abbiamo vinto. Ma non ci sta lo scudo però.
non, se non targhetta me, gli do di... Ma non la respingi, non la respingi di... la demo, non so. No, no, gli do di libro, se non mi focussa. Forse è meglio di no, perché fa una bocca di danno almeno in quel caso. No, ma non la respingi tanto. No, è qui! Qui, oh cazzo! Che bello! Mi hanno preso tutte e due! No! Quello è un trapper! Ma dai! Mi sparo un trapper davanti agli occhi! Quasi morta! Ixe! È morta! È arma di merda, il flamer! Fa niente, non staggera, non fa danno, non ti muovi, è proprio brutta, madonna! No, il discorso è che... La Zilot è già troppo forte, cioè è specializzata in da vicino, il flame che gli aggiunge, niente. Oh cazzo, no, cioè proprio ti trovi vicino, cambia arma, cioè se vuoi fare gap close con quel nemico che proprio non raggiungi, tiri fuori il flame e lo guardi. Più o meno è quello che succede. Penso che userò solo il martello per il resto della run. No, vabbè, quando ci sono le orde, a parte c'è il martello delle orde. Oh, capito, ci stavo pensando più, ah, magari lo usano tutte le orde. Nah, chi me lo fa? Col creato di questa arma. Ma poi c'hai caricato con i swing orizzontali con. Sì, come coso, allora. Come. Trenino, bellissimo. Oddio, un 300 c'è qui dietro. Libro! Bravo, ammazzateli, mettili. Piateli! Mettere lippi, perché non è un po' più vero il libro. Vero. Sollevo l'idolo di lo satanico e richiamo il nome dell'imperatore. Ma perché non ho punizione? Cioè, pure il caricatore è vuoto! Dai! Infatti non stavo capendo cosa facevi. Ero convinto di sparare, facevo il creatore muoio. Può prima correre. Oddio, Chaos Spawn. Dove? Finalmente in faccia. Ok, almeno al boss gli fa un po' di danno il flamer, eh? Che cazzo. Vabbè, rispetto a Demon Host, cioè almeno qualcosa gli fa. È praticamente uno speciale questo boss. Davvero, veramente ridicolo. Un ogre. Ma quanto ci vuole a ricaricare? Deve svitare il caricatore, toglierlo, poi rimettere il creatore, riavvitarlo. Welcome to my life. Mamma mia, che tristezza. In questa mappa abbiamo fatto tre mostruosità. Tre mostruosità, sì, e non è a malapena iniziata. Comunque... Serie con, uccidi quattro mostruosità, lo stiamo facendo in un'unica missione. Più o meno. Ed è a livello 4, eh. Non so se c'è un modificatore... No. Ogni okay. Speciale sta un boss. Comunque non hai caricati dietro, ragazzi, non hai caricati orizzontali infiniti. È 1-2 overhead. Però puoi fare 1-2 parry, 1-2 parry. Sì, infatti, l'anterrompi. Sì. Come Kruber, è uguale al martellone di Kruber. Che mi garbava un sacco proprio perché poi facevi caricati orizzontali e giocavi tutta la partita col caricato e basta praticamente. Mi ha colpito. Sta davvero doggiata. Le mie fiamme ti hanno tratto in inganno. Solo, ragazzi, siamo abbastanza divisi. Non si vede un cazzo queste fiamme fuori. Attenzione. Ah, ma queste attenzione. Fiamme non sono due. Ah, che bello. Quelle in mezzo alle fiamme per nulla. Non si vede manco la differenza. Non si vede manco la differenza di colore. Ma che merda è sta cosa? Ma vaffanculo. No, sono proprio chiare le nostre. No, dai. Sì, si vede. Il problema è che al buio i nemici erano non si vede tanto, benissimo. Era così tutto luminoso con le fiamme. Che. Beh, fai conto che IRL comunque. Le fiamme di tutte le altre hanno un colore diverso che IRL? Certo, sì. Esattamente. Sono sì, no? Il friendly fire in quel senso. Cioè, gli americani in Vietnam usavano le fiamme blu invece le rosse. Fasti riconoscere. Erano anche gentili. Esatto, erano buone. Le lanciami di militare erano buone, mentre quelli di altri no. Così funzionano. Toglietemi questa arma di merda, vi prego. Non voglio manco prendere le armi, prendete voi. Non spreco. Oh, ci sono le granate. Quelle potrebbero interessarmi invece. Perché io le rigenero, quindi non le prenderò mai. L'altra fonte di fuoco è più interessante. Dov'è sto mostro? Dov'è sto bestione bastardo? Dai. Eccolo! Ma qui! No. Stomped bastardo! Trapper!
cazzo, non mi posso girare per... Non posso girarmi e sparare al trapper con quest'arma. Che schifo. Ma... Iniziare ad andare giù prima. Scendiamo che... prima che spugni un altro speciale, sì. E saltino! Che prende danno. E la... Se non salti non prendi danno. Da lì in particolare neanche se salta. Ho appena sperimentato. Qui c'è la Medicrate, la prendo. Facciamo Steam. Io prendo la cosa. Andiamo sempre al vedo corso. Questo è un buco lo sciaco. È un buco lo sciaco. Questo chest contiene un ammo thin. Che non... Dai, più prendiamola. Almeno ce l'ho, le ammo in caso di bisogno. Ma non le voglio usare. Lo spreco di ammo. A parte che mamma mia, davvero. Mi piacerebbe sapere come fai a infilare i caricatori con proiettili per i lanciafiamme, però. In realtà i lanciafiamme li scioglie. Il serbatoio non è pieno di liquido incendiario, è pieno di proiettili. Però l'arma è così stronza che fonde i proiettili e li spara sotto forma di napalm fuso. Ha molto senso. Penso anche io, penso anche io. Ha molto senso, no? Ritorna veramente. Esatto. Certo. Quindi quello che spari non è fuoco, ma metallo fuso. Esatto, spara metallo fuso l'arma. Forse più questo è che fa così schifo, non fa danno sul momento. Oddio, riuscirà a prendere tipo le ammo? No, non fa danno perché non è abilità, eh. È come lascia. Sì, ok, ma cosa vuoi dire? C'è sicuramente un modo per ottimizzarla, sì. Però... Come me? Il singolo burst di fuoco del lancio a me fa veramente pietà, però dai, se non ti metti a sparare fissi non fa niente. Proprio come durata e... Oddio! Cacciotti, cacciotti! Ci l'ho a caricare! C'era un barile, mi sa. Sì, me ne sono accorto. Il davo non l'ho preso. Ok, poi appena abbiamo fatto qui... Ah, porco puttana, esplode! Non mai ci ho fatto respingerlo! No, esplode! Barile, 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 barile! Vi ho segnato uno brutto. Ti ho visto volare. Yo, ma che è? Oh, mi sono trovato in mezzo un po' un crociotto insieme, aiuto! Ricacciati i cazzotti, qua sono io, posso tirare i cazzotti. 800 in pochissimi secondi. Ho tirato la grande, penso ci fosse gente. Ok, finché sono infatti, cioè, veramente super un fan. No, non sono mai stato qui, ma che bello questo posto. Wow. Vai. Finché con una wound in più. Finché con una wound in più è veramente forte questo personaggio. E bisogna aspettare. Ah no, bisogna aspettare che carichi. Mi sparano, non posso rispondere, Prova a lanciargli il lanciafiamme in testa. Se adesso lo lancio molto molto forte faccio più danno che poi con le fiamme. Se lancio l'arma con rabbiosa intensità. No, provaci di lanciare armi. Te ora è fuori da Dark Side. Ora te stai usando la lancia. La lancia sì. La puoi lanciare. O che dici? Fa danno, ma anche tanto, eh. O più sì. Che. Ah, grounded immagino. Sì, vabbè, capito. La perdo! Tanto non c'è niente. Knife! Ma sì! Fa danno, cioè, prendi, la lanci, fai danno, poi devi andare a recuperare la lancia e ritirarla. Mi sembra un po' una rottura di coglioni. No, mi rifiuto. Qual è il tasto per lanciarlo? Lo stesso con cui si fa il chuck della roba? Manca, mi pare. Sì, quello con cui lanci gli oggetti di base. Sì. Ok, mi devo ricordare di non lanciarla mai per nessun motivo. Riportate che la recuperi. Sì, vabbè, no, ma tanto è facile, che ce l'avrai pintato su. Tasto, tasto, non so, del telecomando del garage. Ma non è quello il problema. Non è il problema, no, di dove l'ho blindata. Il problema è che te l'ha blindato sul pulsante per accendere lo spazzolino elettrico. Quindi tutte le volte che poi Floria si va a lavare i denti, parte la lancia. Floria, non ti lavare i denti. Sto giocando al ground. No, il problema è un altro. Io ho paura a questa cosa. Perché se lancio l'arma, conoscendomi, sono capace di farla buggare da qualche parte e perderla. Ma lei no.
No, ora bagallo quello no, ci sta che magari non ti rendi lì per lì, non ti rendi conto che sei senza arma e tiri cazzotti. Una carica sulla medi, c'è una carica sulla medi station? Manca zero. Vai, figliala. Sicuro. Sono aspetta, Lorenzo. Sono fortissimo. Sono perfettamente in grado di far sparire un oggetto sotto la mappa, e lo sappiamo benissimo entrambi. L'ho fatto. Alessia The Thailand, che si stava giocando insieme a un terzo del gioco, abbiamo riniziato da capo perché il personaggio che è specializzato nel lancio delle armi gli continuava a mandare le armi sotto il terreno. Era veramente fastidioso. Volevi la quarta mostruosity? Ma penso io. La stagherò! Non ci credo! Stagherò anche i boss questa cosa! Ma è bellissimo! Beh, cazzo, è gigantesca, è l'arma. No, ma che con martello? Col totem! Ah, sì, certo! Col totem dell'imperatore! Il totem indiano dell'imperatore! Ma mi sembra che da noi addirittura i boss, quelli nuovi, Ah, anche a Pinco Amici, Pallo e Pallo Pinco. Amici! No, da dietro! Amici! Lo so. Mi si è visto, Dove sei? Sto uscendo il trapper, arrivo. Arriviamo. Ok, arrivo. C'è un flamer. Corro! No! Copro. Guarda tutti. Chiudiamo. Dove cazzo è il flamer? Sopra, piano di sopra. Poi è male fa corazzate star, ma mio dio me godo! Il martello sì, soprattutto se la carichi. Davvero, madonna. Bene. Con le 5 abilità ho il tanto di ogni. Su quest'arma. Boom ha fatto! Su quest'arma ci pianto un bel. Come secondario ci metto un bel revolver. Lento davanti, veloce dietro. E questa suonava veramente, veramente male. Questa era veramente brutta. Infatti, guarda, mi ha appena chiamato Rock. Ha detto, guarda, neanche io sarei riuscito a mettere una roba del genere. Tanto non ti preoccupare, non è che sto registrando. No. Bene, sono contento di questa cosa finita su YouTube. Cazzo. Cos'è? Chi è che ha usato un minikit? Non so. Ma sì, ho detto, ma tanto è finita la mappa. Mancava vita, viene. Ma non è finita la mappa per niente. Come però. No? No. Non c'è l'extraction point. No, c'è l'evento finale. Wow. C'è Enter in the Matrix. Ho vinto, io ho detto, vabbè, dai. Penso di con flame. Tanto siamo gravissimi, invece no. Ci costerà la partita sicuramente. No, beh, fortunatamente ne abbiamo un'altra. Ok, perché io c'ho le ammo, anche te. Cioè, anche io le ammo. Abbiamo anche troppe. Ma ho visto dei nemici che venivano da noi. No. Sì, eccoli. Vabbè, quindi insomma, Matteo, occhio a non lanciare la lancia. Puoi provare a fare i caricati. Che comunque. Sì, l'ho fatto l'altra sera. Lo provai subito appena l'ho preso. Che mi resi conto che non partiva. Perché non parte? Ah, perché ci vuole di più a caricarlo. Come Matteo, non fai i pugni dei pugni che hanno i pugni. No. Non è fatta nel pavimento. Ah, da addirittura. È diventata una. Da essere una build forte, è diventata una build veramente meme. Allora, veramente pallosa. Perché l'hanno depotenziata al punto che ora è semi subottimale. Funziona? Sì, ma. Devi essere da solo. Devo essere per forza fiddato. Devo mangiare mangiarini per forza. Se la build non funziona, non fa danno. E anche con un mangiarino in 4 è difficile. Non è divertente in 4 perché fa un sacco di danno area e colpisce anche gli alleati. Il danno singolo dei pugni non è abbastanza da giustificare di non giocare col danno area. E in più faccio un terzo del danno che fanno gli altri finché non rimango perfettamente non colpito. Perché c'è tipo un'abilità ora che fa gli stack. E se viene colpito perde tutti gli stack. Il problema è che anch'io faccio danni ad area. E anche l'altro ragazzo, Lorenzo, usa delle armi che fanno danni a area. Quindi probabilmente Matteo quelle 3 stack che fa tirando pugni le perde istantaneamente. E me ne tolgono loro. Appena vengo knockbackato e prendo 0,001 di danno da una loro abilità, perdo le stack.
Wow. Veramente una rottura di cazzo incredibile. E poi i pugni hanno meno range di tutte le altre armi lì. Quindi devo stare point blank. Devo andare in bocca agli insetti. Aspettare i pugni. Cazzo, andiamo però. Provate a salvarla in tutti i modi, la build. Ci ho provato davvero. Mi sono impegnato, Ivan è testimone, a giocarla e a provarla e farla funzionare. Però non c'è verso di sanarla. Vai Lorenzo. Si va a un punto di guida. La follow io. Da dove si sale? Ah, vai, da delle scale. Le scale qui non sono quelle giuste, ma mi avvantaggio, sì, posso pulire la strada. I guess. Something like that. No. La mia nemesi, un nemico che spara da lontano. Come vi permettete di sparare da lontano? Non ho capito. Che sono io? Ebreo. Cioè, che poi la cosa bella è che la fiamme dei Tox Flamer ha molto più range. Sì, sì. Ma non c'è neanche paragone proprio. Ah, le scale più lontane ho preso, bello. Ha proprio cacare il lanciafiamme dello zio. Cioè, ditelo che sviluppatore, ditelo che vi stava sul cazzo Bardin, cioè. Ma lo gioca, ripeto. Vabbè. Drop per scontato che con le giuste abilità presso che one shot la roba, perché altrimenti non mi spiego. Con le giuste abilità fai veramente tanto danno anche di elite e aiuti nel gruppo. Se stai andando a quello più lontano, ce n'era uno accanto, Lorenzo. Voluto fare. Ah, ma a me vista. Okay. Ce n'era uno lì, guarda. Vai, lo l'indicatore. Lanciami il barile. Ce l'avevo, sì, l'indicatore, perché ho seguito quello, ma forse. Aspetta, no, non. Ok, non ora, anche perché è arrivato un simpaticissimo. Non solo. Mamma. Anzi, sono. Basta. Idolo! Tetevi tutti. Ok, è per terra. La prendo. Lascio. L'ha presa. Touchdown. Affanculo. E te ti libero subito. Pensi, oh, parte il barile. Corro. Mi muovo meglio sempre. Ok, ora bisogna. Adesso. Ora bisogna andare al punto. Let's run! Yakuza! In realtà, secondo me sembra un po' su carta, ma effettivamente sono veramente tante. Sei fatto! Vai, metti tempi di kill! Cane! Cacca MX! Cane però! Oh, l'hai ammazzato col no! No, decisamente no. In ogni caso, se ho già il lanciafiamme in mano è forte perché staggera. Devo però averlo già in mano. Perché Dio ci salvi se provo a cambiare arma e andare uno speciale. Cioè. Ammazzate quello! Me l'ammazzo, non so, lo guardo. No, ci ho pensato, cosa fa? Come fa? Noto del pessimismo nella voce. No, è zero. Vediamo. No, ah, in grado di uccidere il nemico. Sta lamentando come si lamentava giocando con i pugni. Più o meno. È la stessa sensazione, infatti. Essere perfettamente incapace di fare qualcosa che è di base una meccanica del gioco. Questa è la sensazione. L'odio, quindi, puramente l'odio. Poi il martello è bellissimo. È di una soddisfazione fare il colpo esplosivo del martello, guarda, una roba. Voi adesso mi direte, vieni all'aereo e andiamo via. No. Esatto, guarda. No. È perfettamente. Oh, trapassati. Bellissima l'animazione, li trapassati. Li scioglie. Basta ammazzargli i nemici prima che scendano. Guarda, si è annoiato talmente tanto il gioco che è comparso un indicatore lassù. Non si sa bene perché. Aspetta, no, c'è ancora. È buggato. È buggato, c'è ancora l'obiettivo Security Power Matrix. Oh, porca troia. No. Me lo dire. No. Si è buggato. Non ci voglio credere. No, aspetta, ritorniamo nell'aereo. Dai, che merda. Ah no. Dai, va bene lo stesso. Dai. Madonna, guarda. 32 mostruosità, un milione di nemici e poi si bacca la mappa.
No, c'è il contatore delle kill, c'era scritto, l'ho visto, 1225. Ma quello è totale, mica no, quello è totale, infatti. Non è tuo. No, ci vogliono le per forza mod.